Ben ritrovati amici, siamo in compagnia del dottor Matteo Santamaria, responsabile dell'unità di elettrofisiologia. Un nostro amico ci scrive: come posso accorgermi se ho la fibrillazione atriale, se c'è questo disturbo? E noi lo chiediamo al nostro dottor Santamaria. Buongiorno Antonio, buongiorno cari amici. Allora, innanzitutto, perché preoccuparsi di diagnosticare una fibrillazione atriale? La fibrillazione atriale è un'aritmia per definizione benigna, nel senso che non può causare un arresto cardiaco, però si associa ad un rischio significativo, soprattutto in alcune categorie di pazienti, di fenomeni trombotici all'interno del cuore che possono complicarsi con delle embolie, delle frammentazioni del trombo e delle migrazioni di questi emboli a livello del circolo sistemico e quindi ad esempio causare un'ischemia cerebrale o un ictus cerebrale. Ricordiamo che la fibrillazione atriale è la causa il 20-30% degli ictus cerebri ischemici nel mondo. Per cui è importante cercare di capire se si è affetti da questa aritmia. Possiamo distinguere due categorie di soggetti: il soggetto sintomatico, ovvero il soggetto che in qualche modo avverte un'anomalia del ritmo cardiaco. E quali sono i sintomi a cui stare attenti? La cosiddetta palpitazione, quindi la percezione di un battito cardiaco soprattutto irregolare, perché la fibrillazione atriale si caratterizza per una completa irregolarità dei cicli cardiaci, quindi abbiamo dei momenti in cui il cuore accelera e dei momenti in cui rallenta, c'è un'attività totalmente caotica, irregolare del cuore, e quindi il paziente potrebbe avvertire una palpitazione con percezione del ritmo cardiaco irregolare. Non è detto che sia più veloce del solito, ci sono pazienti che hanno delle fibrillazioni atriali che hanno delle frequenze che rientrano nei limiti di normalità. Ricordiamo che una frequenza cardiaca è considerata normale quando è compresa tra 60 e 100 battiti al minuto. Un altro sintomo che si può associare alla fibrillazione atriale è la mancanza di respiro, soprattutto sotto sforzo, quella che noi chiamiamo dispnea, o in casi particolari, quando la fibrillazione atriale si manifesta con un rallentamento importante del battito cardiaco, anche la cosiddetta sincope, ovvero la perdita dei sensi, lo svenimento. Quindi questi sono i pazienti sintomatici. Una sfida importante per la comunità scientifica è cercare di individuare quali possono essere i pazienti, la fibrillazione atriale anche in soggetti asintomatici, proprio per l'impatto significativo di questa aritmia sulla morbidità, per il rischio di ictus cerebrale e di embolie sistemiche. Quindi le cosiddette metodiche di screening per individuare anche una fibrillazione atriale in soggetti asintomatici comprendono la misurazione periodica del polso, se si è in grado di farlo o da parte del medico di medicina generale, la misurazione periodica della pressione arteriosa attraverso degli apparecchi elettronici, perché questi apparecchi spesso hanno dei programmini che sono in grado di dare degli allarmi in caso di percezione di una irregolarità del polso. Poi abbiamo degli strumenti più simpatici che si stanno prendendo piede, delle applicazioni presenti sugli smartphone che oramai abbiamo tutti a disposizione, che sono in grado, elaborando mediante una flotopletismografia, una tecnica che consente di analizzare la pulsatilità a livello delle dita, l'eventuale irregolarità del polso, o i cosiddetti smartwatch, questi orologi che sono in grado di appunto fornire tutta una serie di funzioni, tra cui anche quella di percepire il polso e farlo analizzare e dare eventualmente un allarme al paziente. Abbiamo poi dei sistemi ovviamente a disposizione del medico, come il registratore Holter, che è un dispositivo che può essere montato negli ambulatori cardiologici ed è abbastanza diffuso, è un dispositivo che consente la registrazione dell'elettrocardiogramma per almeno 24 ore, o in casi ancora più particolari l'impianto sottopelle di un microchip, un cosiddetto loop recorder, ovvero un monitor in grado di registrare a lungo termine, anche per 3-4 anni, il ritmo cardiaco. In genere l'impianto di questo microchip viene riservato a pazienti nei quali o si è verificato un'ischemia cerebrale o un ictus cerebrale senza una causa apparente, i cosiddetti ictus criptogenici, non si riesce a capire il perché, a volte alla base di questi ictus c'è proprio una fibrillazione atriale, o in pazienti che hanno una sintomatologia tipo palpitazioni o dei capogiri forti o degli svenimenti che non si riesce ad inquadrare bene dal punto di vista diagnostico.
Ringraziamo il dottor Matteo Santamaria e mi raccomando amici, continuate a scriverci. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Grazie Antonio, grazie a voi.